Negli alberi così apparentemente precari ci scorgo gli apui, ci ritrovo i tratti della mia gente, faccia al vento, taciturna, testarda. È gente abituata, come questi alberi, a vivere in un ambiente difficile e da questo resa più forte. È gente che non vuole crecchi, che non vuole vincoli e padroni e perciò libera, ribelle e infine anarcoide. Erano così gli apui, quelli che fecero tremare i romani. Leggi Tito Livio e saprai chi erano i miei antenati. Quando sei stanco di salire e ti distendi, senti il calore dell'abbraccio di una madre. Se guardi il cielo, ti raffronti con l'infinito, se guardi la montagna, ti scopri una formica. Se guardi il mondo, capisci quanto siamo stupidi. E mentre misuri e ti misuri, ti trovi in una festa di fiori. Qui ne vivono 3.000. E non mi riferisco a questi crochi che colorano Passo Sella. Intendo dire che qui, sulle Apuane, si trovano 3.000 specie di fiori, più della metà di quelli che ci sono in Italia, e molte di queste specie sono endemiche, vivono solo qui. Ricordi la canzone che diceva «Sui monti di pietra può nascere un fiore»? Credi che sia un paradosso poetico, vero? Ebbene, quando verrai ti farò toccare le fioriture che nascono nei marmi. Sono uniche, attaccate a questa terra proprio come me. E stupiscono come le apuane, le nostre donne, intendo dire. Sbocciano, come quei fiori, dalle rocce. Sicuramente stai sorridendo dentro di te, stai pensando che ho esagerato come un bambino a raccontarti la mia terra. Libero di pensarlo, fa parte del gioco. Ma non è un gioco quello che sta radicalmente cambiando la faccia al mio paese. È un'industrializzazione cieca e sfrenata che per mistificazione hanno chiamato la via della civiltà e del progresso. È civiltà ridurre i monti in farina? È progresso? Professore mio, ti immagino a insegnare ai tuoi ragazzi il Rinascimento, il genio dei grandi maestri, i capolavori che rendono immortale l'umanità. Sappiamo che è nell'anima l'essenza che sfida il tempo. Lo dico e penso a Michelangelo, che qui era di casa e per carattere era uno dei miei. Michelangelo andò al monte, assaggiò il coraggio e il dolore dei cavatori e quell'esperienza umana la traspose nelle sue opere. Come avrebbe potuto altrimenti scolpire la Pietà se non avesse visto un cavatore morto tra le braccia di sua madre? Caro Massimo, magari svanirò come i cavatori, ma non mi voglio muovere da qui, da questo paese dimenticato da tutti, persino dai suoi stessi abitanti. Sono ostinato, lo so, ma sono un apuo. Che ci posso fare? Amo la mia terra. Ho le stesse radici dei miei alberi. Mi sento legato ai tanti nati qui, sotto queste montagne imponenti e tragiche, che hanno bisogno di essere difese. Senza di esse non saremo più noi. Ti aspetto e ti abbraccio.